Personale. Presidente, mio ultimo intervento per ribadire la contrarietà all'intero provvedimento. Ribadire ancora una volta al mio amico relatore D'Alessandro che loro hanno fatto, diciamo così, un egregio dal loro punto di vista lavoro, fatto appunto in questo modo frettoloso, come ricordava il collega Di Stefano, in un momento in cui siamo stati tutti accecati dalla campagna elettorale e questo ha impedito di fare un ragionamento serio e approfondito su questo tema. Il mio rammarico è anche accresciuto dal fatto che ho letto le audizioni della Commissione Giustizia, audizioni tutte a senso unico, nemmeno alternato, cioè tutti sono stati auditi organismi, enti, persone che avevano un punto di vista ben chiaro e definito che era a favore del divorzio rapido. E quindi da questo punto di vista io con... cosa c'è? Chiedo scusa, Palmieri. Costa, se può tornare, chiedo scusa. Prego, Palmieri. Hai lasciato sguarnito il Dicevo, banco. io da questo punto di vista non posso che rammaricarmi proprio sulla disposizione transitoria che noi consegniamo a tutte le coppie che sono in procinto di sposarsi un viatico contro la stabilità e contro la bellezza di quello che si accingono a fare. E per questo motivo confermo il mio voto personale contro questo emendamento e contro l'intero provvedimento. Grazie. La ringrazio, non essendoci altri interventi. No, Roccella. Prego, Roccella, prego.